Benvenuti in diretta nel salotto di Bocca in Galleria, la social TV della Libreria Bocca, spazio culturale aperto all'aperto con il patrocinio del Comune di Milano. Sono qui in compagnia ormai di un amico, ma veramente un amico, cioè fa parte della famiglia. Per un certo periodo di tempo praticamente ci vedevamo quotidianamente. Elton Valle, lui è di origini albanesi, tu sei nato a? Sono nato a Kuchova. Buongiorno prima di tutto. Sono nato a Kuchova, che è un paese troppo piccolo, ma un paese dove c'è anche petrolio, dove tutta la mia spunta dell'arte è cominciata proprio da lì. Nel senso. Ecco, Elton Valle, veramente io l'ho conosciuto che era un ragazzino, aveva solo 17 anni, frequentava l'Accademia di Belle Arti di Un Brera. po' di più, non 17, che 18? Oh 19. Madonna, per Comincia 2 comunque, anni vabbè, nessun cominci. problema. No, ma Nel io ti ho senso, mi conosciuto fa prima. Ma piacere. che anni è che Vabbè, sei venuto a negli Milano? anni 2001 è stato, 2002 non mi ricordo bene, una cosa di genere, però sono passati un po' di anni, questo è Esatto, vero. lui tra l'altro è venuto la prima volta a trovarmi in libreria portandomi un'opera che aveva appena realizzato, che era una New York dipinta con colori e petrolio. E tra l'altro la particolarità di questo quadro è che la tela in basso era stata tagliata e quindi si vedeva il telaio che Sì, supportava. perché era un fatto, diciamo, che io volevo dare quel New York che è così casinato e quel New York vuoto, in senso il sotterraneo, e poi era tipo proprio il Times Square, era il momento anche, non so, che è una delle piazze più vivaci, una delle cose, in senso dove è la borsa di New York, poi era fatto apposta di petrolio, come ho detto io sempre Certo. uso il petrolio perché sono nato in un posto dove c'è petrolio e davanti a casa dei miei parenti c'è un pozzo petrolifero e poi quell'odore lo volevo sentire sempre anche vicino alle mie opere. Poi questa è stata una delle prime opere che io ho portato da te, da un povero studente venendo da un. Era tipo il 2003, io stavo organizzando insieme a Filippo Daverio, che ricordiamo sempre con tanto piacere all'interno del nostro salotto, e praticamente ho detto: ma perché non partecipi al nostro premio? Non solo hai partecipato, ma hai anche vinto. Da lì è iniziata una grande amicizia con te, addirittura oggi tu hai firmato un'opera che si trova permanentemente esposta all'interno della vetrina della Libreria Bocca che dà sulla galleria Vittorio Emanuele. Parlaci un po' anche di quest'opera. Allora, quest'opera è una serie di tante altre serie delle mie opere, ma è una serie che si chiama Missing Earth. È una serie dei blu, Del è proprio 2019. del 2019, prima di diventare il Covid. L'abbiamo messo e fatta assai specific per la galleria, in più anche per la vetrina della galleria, in galleria Vittorio Emanuele. Comunque, Giorgio, gli dico sempre grazie perché mi ha sempre, diciamo, da bambino, quando ero nei primi anni, mantenuto e ero come di famiglia. E grazie a lui, diciamo, i primi passi sono dove sono ora. In senso, era lui che ci ha creduto nei primi, perché veramente ero una persona che non aveva anche i soldi per pagare il premio. E lui ha detto: no, lo devi fare per forza, e non ti preoccupare per i soldi, ma mi piace il tuo lavoro. E da lì poi c'era quella spunta che a tutti noi serve qualche volta quando diciamo siamo nei momenti di difficoltà di dargli una mano, in senso, e grazie a lui, come Tra l'altro tu, delle Elton, persone. quando ti sei trasferito qui a Milano, vivevi in casa di Ibrahim Kodra, che è considerato Vero. sicuramente tra gli artisti più importanti internazionalmente, albanesi, che però ha vissuto sul territorio italiano. Domanda, anche se i vostri linguaggi artistici sono completamente diversi, ti senti un po' l'erede di Ibrahim? In verità non mi sento erede di Ibrahim, però mi sento una persona che ero troppo caro vicino a lui e mi piacerebbe che lui essere ancora un grande nome come è sempre stato, ma fare altre cose più importanti. In fondazione sta facendo qualcosa, ma mi farebbe piacere fare altre tante cose come anche premi per gli studenti, può essere di Milano, premi per gli studenti anche magari di studenti che sono dall'Albania che vengono qua per aiutarli un po'.
ma vedo che il Fondazione sta facendo anche qualcosa di bene. Hanno fatto un po' di mostre, hanno fatto l'archivio, hanno fatto un catalogo generale, che so, è grazie a Fatos. Tra l'altro sì, ricordiamo che nell'archivio... Mi fa piacere che lui sta lavorando bene, infatti lui è molto bravo, magari lo inviteremo anche in questo salotto. Tra l'altro nell'archivio della Libreria Bocca Storico è la presentazione della tua prima mostra personale dopo che hai vinto il premio all'interno della libreria, bello. Presentata proprio sì, da Ibrahim, è vero, e c'era anche il console dell'Albania presente. Ascolta Elton, tu ultimamente stai collaborando con una galleria che è la Nuova Morone Gallery qui di Milano, sì, hai fatto delle esposizioni. Non è sola, in senso, è la Nuova Galleria Morone, che sempre me l'hai presentato tu nei tempi, questo è vero, e poi lavoro con Maurizio Cardirola di Monza, poi con Anica Gallery, che è una nuova galleria, che è anche quella di Milano, in senso, diciamo che mi fa tanto piacere che loro mi lasciano fare tutto quello che voglio, e sempre abbiamo anche qualche mostra in programma per il prossimo anno, speriamo che tutto... ritorni alla normalità, tutto come prima, però sempre quel momento e questo tempo ci ha anche caricato di fare nuovi lavori che saranno sorpresa per il 2021, diciamo, quando speriamo. Tra l'altro tu indaghi comunque una ricerca artistica in diversi campi, non solo pittorico, scultorio, ma anche land artist, perché tu hai fatto un intervento su un'area molto grande, grande come la Lombardia. Sì, sui 32 km quadrati era, non so se è come Lombardia, no, magari neanche un po' io. Più piccola, però era un campo che mi toccava perché era uno dei campi più inclinati dell'Europa dell'Est, che in senso è partito come progetto dal progetto della casa, diciamo, della casa dei miei parenti, poi è sviluppato così in grande, diciamo, grazie a una compagnia petrolifera che è stato in Albania, e siamo in 40% dell'unificazione, quel progetto quasi, diciamo, è chiuso, però io sempre mi occupo del lavoro che tratta la tematica ambientale, la natura, che noi dobbiamo essere attenti di quello che trattiamo la natura, e perché il nostro futuro è il nostro futuro, dei nostri bambini, della nostra vita, però anche con un minimo di messaggio che l'arte può dare, che sempre le mie opere toccano quello, avere attenzione per l'ambiente dove noi viviamo, in senso... Tra l'altro io ti conosco da molti anni e io ti identifico come un brand artist, nel senso che tu tieni molto all'aspetto, vedo che hai la mascherina che è una tua opera, la cover del cellulare è lo stesso, tu sei molto brand. No, non sono brand artist, no, quello non è vero. Non brandy, non è quello da bere. È fatto per un fatto, magari prendendo e stando a Milano, che diventi, diciamo, un po'... Intra parentesi, ami il fashion perché qua tutto preciso, in senso che mi piace allegarmi un po', diciamo, alla bella vita ma anche delle cose che sono dettagli, come può essere la mascherina, come può essere il cover che fa parte, in senso, e fa un che fa parte di un'opera che io ho fatto, che si chiama La Via un Papillon, che è sempre una terra di petrolio con delle farfalle prese dalle foreste amazzoniche, e niente, però non è un brand artist. Allora, invitiamo... Io odio il brand artist. Ma smettila, lo sei, infatti odio ciò che sei. Ma allora, invitiamo invece tutti coloro che ci seguono sui tuoi canali social, tu hai Facebook, Instagram, un sito internet, dai un po' di indirizzi. Allora, io ho un Instagram che si chiama Elton Vale Official, dove sono un po' le mie opere, e poi Facebook, ma non che lo utilizzo così tanto come te, e ho un Instagram personale che è solo mio, che è con il mio nome, ma quello non è per le mie opere, è solo così per una vita un po' a parte quella dell'arte, diciamo, una vita solo così per gioco tra amici. E cosa adesso, in questo periodo che tu hai passato per molto tempo anche in Albania, hai creato delle opere particolari dedicate a questo drammatico periodo che ha sconvolto un po' tutto il sistema? Allora, questo periodo in Albania è stato un periodo, diciamo, troppo creativo per me, perché
anche lì ho un grande studio, un spazio, e ho sviluppato alcune opere che non trattano solo quello, perché quello è un caso che ci fa tenere e fa emozionare diversamente a noi, però ho trattato delle opere che saranno sorpresa per la mostra che avrò nel 2020-2021, che toccano un po' i pianeti, in senso il fatto del spazio, che noi vogliamo sempre il spazio. E quello sarà sorpresa poi per noi. Allora, io ti ringrazio per questo contributo che hai voluto portare nel salotto di Bocca in Galleria. Ti auguro in bocca al lupo per i tuoi nuovi progetti e una buona giornata. Grazie mille Giorgio e una buona giornata a te. Ciao, grazie a tutti. Hai visto?